Buonasera, ben ritrovati con l'informazione del quotidiano L'Attacco. A Foggia, archiviate le elezioni comunali, si ragiona sulla giunta episcopo, sulle nomine nei consigli di amministrazione e sulla ipotesi di un city manager come avviene al comune di Bari. Sentiamo Lucia Piemontese in questo servizio. Archiviati i festeggiamenti per la vittoria al primo turno, il campolargo progressista che ha portato Maria Ida Episcopo a diventare la prima sindaca donna di Foggia è già proiettato sulle decisioni relative a giunta, tecnostruttura, nomine nelle società partecipate e controllate. La proclamazione degli eletti è attesa tra oggi e domani, mentre il passaggio di consegne ai commissari straordinari si terrà la prossima settimana tra lunedì e mercoledì. Episcopo, stando ben informati, al pari dei vertici del Movimento 5 Stelle che hanno espresso la candidatura, vuole una giunta di esperti composta da persone di alto profilo e spiccata competenza per riuscire ad affrontare subito di petto la difficile sfida di rilanciare la città capoluogo, di continuare l'opera di risanamento finanziario dell'ente e di cogliere al meglio l'occasione unica del PNRR. Alcuni tra i collaboratori di Episcopo nel campo largo propongono l'idea di un esecutivo composto soltanto da esterni, insomma di puri tecnici. Voglio il meglio per i nuovi assessori, vedremo dopo il risultato delle urne. Mi piacerebbe inoltre che le pieghe del bilancio offrissero la possibilità di nominare un city manager. Ricordo l'esperienza positiva di Pazzaglia all'epoca di Gianni Mongelli sindaco, disse la ormai ex dirigente dell'ufficio scolastico provinciale su queste colonne un mese fa a settembre. Proprio sull'ipotesi di un city manager o direttore generale che dir si voglia, si scatenano i rumors in queste ore. Nel campo largo qualcuno avrebbe pensato di proporre tale incarico di vertice al dirigente dei servizi finanziari Carlo Di Cesare, che però non ne ha alcuna voglia, e col tramonto dell'ipotesi Di Cesare potrebbe venir meno in episcopo la stessa intenzione di nominare tale figura. La nuova pista ciclabile e il passaggio pedonale realizzati all'interno del Parco San Felice necessitavano di maggiori accortezze sia dal punto di vista di impatto ambientale che di sicurezza e funzionale. A dirlo sono i cittadini foggiani, fruitori del noto polmone verde cittadino. Ce ne parla Mauro Pitullo. La nuova pista ciclabile e il passaggio pedonale realizzati all'interno del Parco San Felice necessitavano di maggiori accortezze sia dal punto di vista di impatto ambientale che di sicurezza e funzionale. A dirlo i cittadini foggiani, fruitori del noto polmone verde cittadino. Lo spazio va tolto alle auto, non di certo al suolo, all'erba e in alcuni casi addirittura agli alberi. E questa è la frase più ricorrente lasciata dai foggiani sui social al commento di post e fotografie sulla nuova pista ciclabile creata su Via Rovelli, che taglia in trasversale il Parco San Felice. Una infrastruttura buona ma non funzionale per i ciclisti, le piste dovrebbero avere percorsi che portano ad uffici, alle scuole, nei negozi per fare la spesa, invogliando i foggiani a preferire i pedali e i mezzi motorizzati, ha commentato il presidente del WWF Foggia Maurizio Marrese, intervistato questa mattina dall'Attacco. O tutto resterà come sempre limitato ad una passeggiata domenicale. Ma la cosa maggiormente sgradita nell'ennesimo guazzabuglio la foggiana è stata la colata di cemento utile a costruire, proprio di fianco alla pista, una via pedonale, o almeno così sembrerebbe, che potrebbe comportare un incremento al traffico di motorini che già impazzano nell'area e che già hanno causato non pochi problemi ai frequentatori del parco. Sud sempre più povero, pesa più che altrove il caro prezzi e l'inflazione. I dati dell'Istat mostrano l'aumento del divario tra regioni del nord e mezzogiorno. La situazione fotografata da Cinzia Celeste. Nel 2022 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,18 milioni di famiglie, pari all'8,3% del totale, da 7,7 del 2021, e oltre 5,6 milioni di individui, pari al 9,7%, in crescita rispetto al 9,1 dell'anno precedente. Questo peggioramento è imputabile in larga misura alla forte accelerazione dell'inflazione. E quanto emerge in sintesi dall'illustrazione del report sulla povertà in Italia 2022 curato dall'Istat, i cui dati sono stati resi noti nella conferenza stampa di ieri. I bonus sociali per l'energia e il gas, fortemente potenziati nel 2022 sia in termini di platea di beneficiari sia nell'importo, hanno contribuito a contenere la crescita della povertà. Si stima infatti che questa misura ne abbia ridotto l'incidenza di 7 decimi di punto. Il profilo delle famiglie povere in Italia è ormai strutturale. Anche nel 2022 l'incidenza di povertà assoluta è il più elevata tra le famiglie con un maggior numero di componenti. Raggiunge il 22,5% tra quelle con 5 o più componenti e l'11% tra quelle con 4. Segnali di peggioramento provengono dalle famiglie di 3 componenti, 8,2% dai 6 e 9 del 2021. Il disagio più marcato si osserva per le famiglie con 3 o più figli minori, dove l'incidenza arriva al 22,3%. Più in generale, per le coppie con 3
o più figli 20,7%. Anche per le famiglie di altra tipologia, dove spesso coabitano più nuclei familiari proprio al fine di ammortizzare i costi, si osservano valori elevati, 15,6%, così come per le famiglie monogenitoriali, 11,5%. Al sud la situazione peggiora, perché l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma più alta nel mezzogiorno, 10,7% dal 10,1% del 2021, con un picco nel sud di 11,2%. La crescita dell'incidenza a livello individuale osservata nel 2022 è il risultato di un aumento più accentuato nel mezzogiorno, a 12,7% dall'11,8% del 2021. Il mezzogiorno conta oltre 2.500.000 individui in povertà assoluta contro i 2.298.000 residenti nelle regioni nel nord, nonostante al sud risieda solo un terzo della popolazione complessiva, hanno fatto notare i tecnici dell'Istat, a ulteriore conferma della diffusa povertà a sud. Dal 1 novembre scatterà l'ufficialità della nomina a direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali e Scienze della Formazione dell'Università di Foggia per il quadriennio 2023-2027, Barbara De Serio, eletta a larga maggioranza alla successione di Sebastiano Valerio. Trasparenza, interlocuzione con il territorio, cooperazione e reciproco sostegno con la governance di Ateneo sono le linee di indirizzo che guideranno il lavoro della nuova direzione. Daniela Corfiati ha intervistato la professoressa De Serio. Sentiamo. Direttrice De Serio, comincia la nuova avventura, il Dipartimento adesso passa sotto la sua responsabilità. Con quali prospettive per lei? Allora, la prospettiva è quella di continuare appunto nella direzione di sviluppo che abbiamo sempre intrapreso, e naturalmente con la collaborazione, la partecipazione e il sostegno di tutti i colleghi e di tutte le aree che saranno tutte ugualmente coinvolte sia nei gruppi di lavoro interni al Dipartimento sia naturalmente nel confronto con il territorio. Lo sviluppo principale più proficuo è indubbiamente quello del contatto continuo e costante con il territorio, anche attraverso e non solo attraverso le iniziative di terza missione, che tutte le aree nelle quali tutte le aree sono coinvolte. In che salute il Dipartimento che adesso lei prende sotto la sua direzione? Beh, diciamo che è un dipartimento che non ha mai smesso di crescere, per cui è chiaro che delle emergenze ci sono indubbiamente, sono legate alla numerosità degli iscritti, ma è una numerosità che ci arricchisce, che noi consideriamo un fiore all'occhiello, rispetto alla quale appunto prenderemo sicuramente, cioè risponderemo adeguatamente con servizi che chiaramente andranno sviluppandosi sempre meglio. È tutto con questa edizione del TG Web del quotidiano L'Attacco, appuntamento domani sera sempre alle 20. Buona serata da Onofrio D'Alessio.